Ciao a tutti da Martina e da Lodovico. Vai. Allora, siamo di nuovo qui al Borgo Arredamenti di Borgo Giannotti, in questa splendida cucina per riproporvi un'altra ricetta di Martina. Una ricetta. Sì. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo una torta salata con salmone e porri. Quindi sempre una cosa molto facile, molto semplice, sfiziosa e estiva. Ormai siamo in piena estate, quindi ci piace prepararvi piatti insomma che siano in linea con la stagione. Vediamo certo. Gli ingredienti. Allora, gli ingredienti: del salmone affumicato, 3 cucchiai di panna da cucina. Poi proseguiamo con un po' di prezzemolo che ci servirà per dare colore alla torta, profumo e anche per la decorazione finale. 4 uova che serviranno per il nostro impasto. Poi serviranno 2 porri, un rotolo che troverete anche già confezionato di pasta brisè, useremo oggi, del burro, ora vi farò vedere perché, poi sale e pepe per condire. Gli ingredienti sono questi e possiamo cominciare. Possiamo partire. Allora, prendiamo la nostra pentola, intanto la mettiamo sul fuoco. Nel frattempo io salerò i porri che andranno in pentola insieme al salmone per essere un pochino appassiti. Poi appunto dovremo inserirli all'interno della torta salata, quindi un attimo di cottura ci vuole. Poi la cottura continuerà in forno in un secondo momento. Allora, qui intanto tagliamo i porri. Oggi userò la pasta brisè, perché si potrebbe usare anche la pasta sfoglia, poi in realtà per... Spiegaci un po' la differenza fra pasta brisè e pasta sfoglia, allora, per noi ignoranti. Allora, la pasta brisè praticamente rimane una specie di pasta frolla salata, però appunto che viene utilizzata per le torte salate, per le quiche, e quindi è adatta, diciamo, meglio della pasta sfoglia a contenere l'impasto un pochino più liquido. E quindi ecco, per una ricetta del genere che comunque all'interno ha dell'uovo, ai porri che comunque fanno acqua, mi sembra un pochino più adatta perché rimane un pochino più compatto il tutto rispetto alla pasta sfoglia che invece assorbe un po' più di liquidi e quindi può rimanere più cruda sul fondo in realtà. E allora la pasta sfoglia, la pasta brisè la preferisco, diciamo, rimane anche leggermente più croccante. Beh. Allora, con i porri ci siamo. Li lasciamo un attimo da parte e tagliamo il salmone a listarelle. Anche sul salmone potremmo fare un trattato. Il salmone mi sono informata un pochino, visto che ne esistono di diverse specie. Cioè dell'oceano, del Pacifico, e poi c'è la trota salmonata, che è un'altra cosa ancora. Insomma, è un mondo... è uno di quei mondi che... insomma non è facile da esplorare, perché poi non è neanche semplice trovare il salmone migliore. È anche vero che magari per un piatto del genere, cioè se lo mangiamo fresco, sì, magari da solo, si va in pescheria, si prende un bel trancio, e insomma ci sono diversi modi anche questo per comunque cucinarlo. È salmone affumicato, questo è salmone affumicato, sì. Allora, io ho intenzione di lasciare una piccola parte di salmone per una decorazione finale. Useremo una rosellina di salmone. A proposito sopra. Di decorazioni, Martina, diciamolo che oggi abbiamo un ospite straordinario, Poi tra una sorpresa. Un po' attenta, è una sorpresa. A quello che faccio. Eh sì. Allora, poi fate a vostro gusto. Io sto utilizzando una confezione di salmone. E potete utilizzarla tutta, potete usare più o meno salmone a seconda poi del proprio gusto, appunto. Beh, è chiaro che il gusto del salmone è abbastanza forte, quindi se ne mettiamo un po' di più diverrà prevalente su tutto il resto, insomma, quindi... Sì, anche il porro, per carità, rimane molto forte, però ecco, poi in cottura si addolcisce. Ok, allora, qui ci siamo per le dosi che avevo intenzione di fare io. Adesso proseguiamo appunto accendendo il nostro fornello a induzione. Ricordatevi sempre
che questi fornelli a induzione hanno bisogno di pentole particolari, quindi se vi indirizzate su un fornello di questo genere, che Martina, vero, è comodissimo, perché ci permette di selezionare la temperatura come vogliamo, però attenzione, perché poi le pentole debbono essere, tra l'altro non ci si brucia neanche, adatte. Sì, anche le pentole non bruciano. Quindi questa è una buona cosa, specialmente per tipi come me. E nemmeno il piano cottura, per cui non c'è rischio pericolo. No. Allora, adesso inseriamo all'interno i porri mentre il burro scioglie. Potete utilizzare anche l'olio, se preferite. Secondo me, appunto, con il burro rimane tutto un pochino più delicato, anche se magari è meno salutare, però insomma una noce di burro, come si dice, no? Non abbiamo esagerato. No. Con le dosi. No. Qui lasciamo andare un pochino, lasciamo ammorbidire, non deve essere proprio cottissimo, tanto poi continuerà la cottura in forno. Io ho unito i due ingredienti, tanto poi andremo ad amalgamare tutto insieme alle uova, la panna e il prezzemolo, quindi non ci sono problemi. Anzi, l'unica cosa che vi volevo dire, lasciate dei porri da parte, perché li utilizzeremo per il fondo della nostra torta salata, per creare, ecco, quello stratino in più che poi è bellino da sentire quando si mangia. Qui stiamo lasciando andare. Potremmo utilizzare anche la cipolla, no? Sì, poi dipende tutto dai gusti. Un pochino il porro più si sposa meglio, secondo me, perché anche con il sapore, appunto, del pesce, secondo me rimane un pochino più delicato e quindi il gusto rimane migliore, ecco. Poi dipende, ci sono varie varianti, ecco. Dipende dal gusto poi tutto, principalmente. Allora, facciamo sfarre un po' i nostri porri. Ecco, il salmone si deve proprio spezzettare così, così poi darà colore alla torta e si amalgamerà bene all'interno la farcitura. Se devi fare qualcos'altro, posso io continuare qui, Vai. Allora io proseguo, lo giro, perché frittando un pochino di prezzemolo. Ma bisogna continuare a girarlo, che non si attacchi. Sì, giriamo un pochino. Volendo possiamo aggiungere anche un po' d'acqua di cottura. Acqua a temperatura ambiente, insomma. Giusto un goccino per... Ce l'abbiamo, guarda. Basta, vai. Ok, qui continui tu. E io adesso proseguo tritando un pochino il prezzemolo. Però non abbiamo aggiunto sale. Ora si aggiunge, sì, lo aggiungiamo, perché altrimenti poi con l'acqua magari un pochino si elimina, allora meglio aggiungerlo dopo. Qui tritiamo un pochino il prezzemolo, che appunto andrà a colorare, oltre che a dare sapore alla nostra torta. Col porro si deve proprio sfare tu, oppure va bene che rimane? No, va bene anche se rimane un pochino più, sì. Compatto. Sì. Appunto, poi andremo a mescolare tutto, l'importante è che si ammorbidisca un po'. Un po' d'acqua pure, no, che dici? Va benissimo, va bene. Così, sì. Ok, ci siamo. Era rimasto, guarda, un po' di salmone, aggiungiamo anche questo, che male non fa, tanto il prezzemolo non importa se rimane. Mettiamo un attimo da parte. Allora, qui direi che ci siamo, possiamo spengere. Ok, e adesso cominciamo a dividere un pochino il porro dal salmone, cioè manteniamo, non deve essere
pulito, pulitissimo, ecco, diciamo, tanto poi uniremo tutto insieme, però ecco, se volete mantenere comunque una parte per il sotto della torta, possiamo fare in questa maniera. Utilizzerò questa parte giusto per il fondo, deve essere proprio un fondino. Poi è bello quando si va a tagliare la fetta che si vede che in fondo c'è uno strato. Io lo faccio anche per altri tipi di torte salate. Se faccio magari delle torte salate usando i formaggi, metto sempre sotto la sottiletta sul bordo, così non si, diciamo, se c'è una componente acquosa all'interno della torta, quello protegge un po', ripara. Da strato. Sì, 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 protegge un pochino. Ok, qui ci siamo. Adesso possiamo cominciare a stendere la pasta brisée all'interno della nostra teglia. Io ho utilizzato una teglia da 28 oggi, se avete una teglia più piccola, per esempio da 24, dovete ridurre un pochino le dosi, per esempio invece di 4 uova ne utilizzeremo 2 e poi andrà appunto a gonfiarsi un pochino e quindi al momento della cottura, perché le uova cuoceranno e quindi non rimarrà liquido come poi vedremo al momento, ecco, in cui facciamo la nostra torta. Intanto questa la teniamo così e mi raccomando bucherellate il fondo perché durante la cottura tenderà a gonfiare la pasta, quindi se il fondo è bucherellato in realtà questo non succederà. Questo abbiamo bucherellato e adesso andiamo a comporre la nostra farcitura. Qua inseriremo parte dei nostri porri con salmone, questa è la parte che abbiamo invece deciso di utilizzare come per il fondo, sì. Questo vado, me lo puoi mettere un attimo, sì, da parte, grazie. Qui andremo ad aggiungere il prezzemolo che abbiamo tagliuzzato, il sale e il pepe che a questo punto ci vogliono. A questo punto, quindi non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto durante la cottura. Io preferisco sempre aggiungerlo dopo, nel momento dell'assemblaggio, diciamo. Anche una manciata di pepe. Seguiamo aggiungendo anche le uova, che prima però dobbiamo sbatterò. Dividere. No, ah no, ah, quindi rossi sì, e bianchi, sì, sì, insieme. Sì. 4 uova abbiamo detto intere, quindi. E le sbatterò un po' insieme e poi le unirò al composto. Sbattiamo un pochino. Intanto se mi vuoi dare una mescolata vado, sì, intanto per già, unire questi ingredienti. Abbiamo messo, sì, abbiamo anche salato, anche, abbiamo, sì, messo un po' di pepe. Ok, qui ci siamo. Ti unisco questo. Continua pure, eh. Vai, vai. Vado. Naturalmente se riesco a non fare troppi danni. No, 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 ci sono problemi. E aggiungiamo anche 3 cucchiai di panna da cucina, che servirà appunto a rendere il tutto più delicato e buono. Aspettiamo, se mi puoi togliere un po' di... Sì. Vai. E qui continuiamo a mescolare. Così? Sì, proprio sì, così, proprio, eh? Sì, 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 anche bello, proprio veloce, energicamente. Energicamente, tanto si devono amalgamare bene tutti gli ingredienti. Nel frattempo, lascio lì, e io allora metto i porri sul fondo della torta salata.
Allora, io ho lasciato per praticità la carta forno, che poi ci servirà anche nel momento in cui andremo a toglierla dal forno, perché appunto per ci servirà per aiutarci a tirarla fuori dalla teglia, e quindi è comodo anche per questo. Altrimenti, se avete uno stampo anche a cerniera, potete, volendo, utilizzare del burro e della farina e cospargere i bordi della torta, della tortiera, della pasta, diciamo, oggi mi pasta brisè. Sì, della tortiera, proprio della tortiera, okay. Sì, in modo che poi, quando sarà pronta, andrete direttamente a togliere la cerniera, e quindi senza i vari intoppi magari della carta forno. È più bello da presentarsi sicuramente. Qui secondo te amalgamato bene? Sì, ci siamo. Qui ecco, mettiamo proprio giusto uno strato così, e poi anche con un po' di salmone rimane anche più colorato. Allora, adesso che tu hai mescolato bene il tutto e io ho fatto quello che dovevo fare, possiamo aggiungere il composto all'interno della torta. Adesso li sigilliamo bene il tutto. Poi questa andrà messa in forno per circa 20 minuti a 180 gradi. Poi dipende un attimino dal forno, da che forno avete. Comunque, ecco, va tolta nel momento in cui si vede che il bordo rimane dorato e la consistenza è abbastanza corposa, ecco, non deve rimanere liquido. Poi, volendo, potreste anche spennellare il bordo della torta salata con un po' di giallo d'uovo per dare quel colorino un po' brossolito che si vede. Potreste fare delle formine e metterle sopra in modo da creare una decorazione che poi appunto si andrà a cuocere insieme al tutto in forno, ed è bellino da vedere. Si fa anche spesso poi per i dolci, no? Come quando si fa la grechina, quando ci si mette magari cuoricini dentro, sondini, poi dipende un attimino dalla fantasia. Ok, allora il risultato finale è questo. Adesso la mettiamo in forno, appunto per 20 minuti circa a 180 gradi. Forno, che qui siamo tecnologici, siamo moderni. Vado, mi fa passare bellissimo. Una presina, per favore. Sì. Grazie mille. Il forno io l'avevo già, l'abbiamo, ecco, già preriscaldato. Quello, sì. L'accortezza della presa. Sì, non vorrei ustionarmi. Ok, lo mettiamo dentro. E adesso azioniamo. Abbiamo detto 180, sì. Vero? Sì, 180 gradi. E aspettiamo. Ok. Io metterò a forno ventilato sopra e sotto il tempo. Abbiamo detto 20 minuti. Timer. 20 minuti. E fra 20 poi, minuti appunto, la voi date torta salata sarà comunque pronta. Sì. Comunque ecco, la procedura solitamente è questa. Ci Bene. Siamo. Ci vediamo tra 20 minuti. Siamo? Sì, ci siamo, i 20 minuti sono trascorsi. Prendiamo le presine perché sennò poi. Apriamo il nostro forno. Vai, perfetta. Perfetta. Allora, appoggiamoci un attimo qua. Allora, come vedete, per l'appunto la carta forno non è bella da vedere, però adesso faremo scivolare il nostro piatto. No, dove... Ecco, perfetto, grazie mille. Faremo scivolare il tutto all'interno di una tortiera. Ci vorrebbe, forse una paletta. Una paletta che però non abbiamo. Proviamo col coltello. Guarda, si fa così. Ormai dopo tanti... Ecco qua. Vai. Allora, qui ci siamo. Poi potete, alla fine, per rendere il tutto più bello, decorare la torta salata con gli ingredienti che abbiamo utilizzato poi per il piatto, no? Quindi un po' di prezzemolo per
dare colore, e una rosellina, se così si può chiamare, di salmone. Di salmone. Siamo pronti. Bene, questa è la nostra torta salata di salmone. Salmone e porri. E porri. Buon appetito, fra pochissimo il nostro ospite, vi assicuro, straordinario. E state con noi. Eccoci di nuovo insieme, seconda parte di Martina in cucina. Devo dire che io e Martina siamo particolarmente orgogliosi di avere l'ospite di oggi. Presentarlo è facile da un lato, ma difficile da un altro, perché Claudio Menconi è un personaggio famosissimo e quindi il fatto che sia qui con noi già, ripeto, per noi è motivo di orgoglio, lo ringrazio. Ed è, dimmi se sbaglio, un artista delle decorazioni in cucina, può andare come definizione? No, ma cioè, diciamo che sono un artigiano di cucina. Artigiano, dai, gli artisti sono quelli bravi, io sono piccolino. Senti, credo che sia unanimemente riconosciuto che tu sia bravo, e lo dimostra il tuo curriculum, che è straordinario, perché Claudio è stato in Rai con le trasmissioni famosissime, quelle che sono entrate nelle vostre case. Una mattina, la prova del cuoco, la trasmissione che sono. E poi ha vinto un campionato del mondo nel 2006. Sì. Proprio con tanta fortuna. Vabbè, per vincere ci vuole anche quello. Dico, quello che mi ha detto mia figlia quando sono tornato a casa, perché poi sai, il metro lo misuri con i familiari, no? Arrivo a casa, mia figlia che allora aveva 10 anni, mi fanno la festa in paese, questo e quell'altro, e poi io prendo mia figlia da una parte e dico: "Hai visto, Sofia, il babbo ha vinto il campionato del mondo, no?" E lei mi guarda e fa: "Babbo, ma sai quanti erano malati e non hanno potuto esserci?" Ecco, questa è la credibilità dei familiari, no? Che ti appoggiano sempre nel momento del bisogno. E Claudio si è messo anche a scrivere. Sì, questo esatto. Caterino, un libro particolare, veramente, scritto a quattro mani con Simone Tognieri. È un romanzo giallo, ma dove c'è tanta cucina, ovviamente. Sì, di giallo c'è, diciamo, tanta della tua esperienza qui dentro. Di giallo c'è molto limone. Però sì, è un trivalente, diciamo noi, no? Per usare proprio il termine di cucine, di forni, trivalenti. I forni sono trivalenti quando si dice statico trivalente. Questo è un trivalente perché? Perché è un ricettario, è la storia, quindi è narrativa. E poi in fondo c'è delle belle sculture fatte da Caterino, e quindi c'è una sequenza fotografica dove c'è una decorazione. Quindi decorazione, ricettario e narrativa. E poi Claudio fa tante altre cose, gira l'Italia per Brandani, che è un marchio famosissimo. Sono contento di stare quindi, con Brandani. Non so come fai a trovare il tempo per fare tutto quello che fai, comunque. Hai trovato anche il tempo di essere qui con noi, grazie. Più che volentieri, perché già sono stato ospite da te, quindi sono stato benissimo, e quindi più che volentieri. Cerco sempre di accontentare, insomma, quello che mi chiamano, anche perché quando mi chiamano, voglio dire, sono io che sono contento di essere chiamato, e di conseguenza cerco di esaudire quello che mi chiedono, insomma. Ti ringrazio. Grazie. Allora, senti, cosa ci fai vedere? Allora, niente, proprio parlando di Caterino, potremmo vedere le cose, perché Caterino è un cuoco che, come sua, diciamo, scuola, come sua dottrina, ha la semplicità. Come tutti i toscani cucinano con semplicità, e quello che emerge è il prodotto, quindi è l'ingrediente. L'ingrediente base, l'ingrediente buono e genuino, è pur sempre, no, quello che si dice, la chiave della ricetta. Quando l'ingrediente è buono, la ricetta viene bene. Così nelle sue ricette, così nelle sue decorazioni. Però bisogna arrivarci per semplicità, perché il concetto è sempre questo. E dato che anche la bellezza sta nella semplicità, guardiamo con grande semplicità cosa possiamo riuscire a fare. Allora, Caterino mi ha insegnato che con una pera, vedete, la sbucciamo ancora, diciamo, provvista del suo picciolo, la mettiamo in verticale, e se cominciamo a guardare, perché le cose vanno viste in un certo senso e in un certo modo, se cominciamo a guardare e pensare che non è una pera, cominciamo a vedere qualcos'altro dentro. Potrebbe essere un fiasco di vino, potrebbe essere, che so, una tromba, potrebbe essere anche il piede di qualcosa, Allora, per essere il piede di qualcosa, guardate, togliamo il picciolo, l'abbiamo messa in verticale, adesso togliamo il picciolo.
andiamo a prendere praticamente una noce pesco, pesca noce come dir si voglia, io l'ho già un po' intagliata, vedete, l'ho tagliata a metà, da una parte rimane il noccio, dall'altra no. E allora dunque, mettendo la pera vicino alla metà della nostra noce pesca, cosa possiamo vedere? Ci intravedete qualcosa? Vedete qualcosa? Sì. Sì. Lo devo dire? Dillo, dai. Il fungo? Perfetto, basta. Basta mettere un piccolo stuzzicadente qua sopra e poi andiamo a sormontare quello che è la testa del nostro funghetto e vedete che il fungo ne esce tranquillamente. Quindi, questo tra l'altro posso aprire una piccola parentesi, come nasce questa decorazione? Nasce proprio per il fatto che Caterino, essendo un toscano, come al solito i toscani si allargano sempre su tutte le cose, lì vi è detto, ma voi siete famosi per i funghi in Toscana, Dice, con noi che funghi facciamo di tutto. Dicevo, come di tutto? Noi siamo capaci a fare un menù dall'A alla Z con i funghi. E beh, questo cliente gli dice, ma dall'A alla Z, la Z non la fate, perché la Z è il dolce. E il dolce con i funghi non si fa. Dice, come non si fa? Noi lo facciamo. E lui però, lo facciamo, però in realtà la voce ha preceduto la mente, nel senso che non ci ha pensato. Quindi poi va in cucina e dice, rigira, come faccio a fare un dolce con i funghi? Non esiste. Come fare un dolce con il pesce? Non esiste. Beh, allora niente, viene lì, guarda, c'era questo paniere di frutta, prende una pera, prende appunto una pesca, non c'è pesca, la sormonta ed ecco che il fungo viene fuori. Quindi la semplicità in persona è disarmante quanto sia semplice. Ecco perché lui dice artista, ma in realtà non è artista, questo è semplicemente artigianato. Insomma. Oppure, come sempre con la semplicità, se vogliamo appunto dire questo, possiamo fare, per dire, sempre con la pera, la laviamo bene, tagliamo il suo picciolo e poi vedete che, guardandola bene, andiamo a fare due piccole lamelle sotto, una a destra e una a sinistra, in questo senso, due piccole proprio fettine le mettiamo qua, pareggiamo la parte sotto e questa ce la mangiamo, come dice Caterino quando fa le cose, dice quello che avanza mangio. Poi la pera la mettiamo in questo caso in orizzontale, non la mettiamo più in verticale. Allora qui cominciamo a fare dei piccoli segni, uno e due, qui vi vengo incontro. È una cosa che si addice molto con il formaggio. Cosa dice il contadino con il formaggio? Dunque, direi la pera. Direi la pera, infatti dice, quindi ci arrivavamo, quindi non far, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio. Però allora a questo punto la pera, il formaggio chi la mangia? Il top. E quindi noi facciamo il topino con la pera, quindi uniamo l'utile al dilettevole, quindi di conseguenza ecco che Caterino ci fa vedere come da una pera per guarnire il nostro vassoio di formaggi, vedete, abbiamo fatto il nostro topino. Quindi la semplicità in persona, non abbiamo fatto tagli, lui ha detto vinto il mondiale, è vero, il mondiale si vince con altre cose, però comunque quello che è l'idea, quello che è il pensiero, quello che è la velocità dell'esecuzione, ma soprattutto l'originalità del fatto. Qui però c'è la creatività fondamentalmente. C'è molta creatività, c'è la creatività, fantasia. Però vedi, quando tu prendi, a me succede spesso di andare nei negozi di frutta e di verdure, ma anche di salumi, perché poi faccio scultura anche con salumi, di prendere il peperone e di girarlo da sotto verso il sopra e via così, perché in realtà noi siamo abituati a vedere quello che in realtà ci vogliono far vedere. Però se noi andiamo a vedere quello che gli altri non ci vogliono far vedere, quindi lo giro il peperone, la pera la metto in verticale e non in orizzontale, esce fuori il fungo, se la metto in orizzontale esce fuori un topo, il peperone, per dire, poi come vedete dal libro, può uscire un anturium. Quindi ecco, le cose vanno viste in angolazione dove di solito non riusciamo a vedere, o quantomeno non ci hanno insegnato a vedere. E poi un'altra cosa che mi preme dire, e nel libro lo facciamo, è un recupero dello scarto. Noi facciamo spesso spremute d'arancia, spremute di limone, d'estate si fanno le limonate e via così. Allora, invece di spremere il limone o l'arancia o il pompelmo, come in questo caso, direttamente con la buccia, togliamo la loro buccia a spicchi, così, in questa maniera. È molto semplice, fare un taglio, io dico sempre un taglio a zig zag, no? Voi fate praticamente questo tipo di taglio. È un zig zag, vedete? Obliquo, obliquo, obliquo. Poi togliete questa sorta di vela, la mettete poi in un tagliere, poi prendete uno stuzzicadente e non fate altro che infilare, così robustisce anche l'anima della nostra vela, mezzo dentro e mezzo fuori. Così ne preparate 8 di colore giallo, che io mi sono già preparato per i tempi televisivi che abbiamo, 8 di colore giallo e poi 8 magari con pompelmo rosa, quindi di colore rosa. Ho la mezza pesca che mi era rimasta, la capovolgo
e non faccio altro che utilizzare lo scarto della buccia dei miei due pompelmi. Vado in una direzione chiamata croce, perché vedete sono uno accanto all'altro, di rimpetto, vado a occupare gli spazi vuoti, eccomi qua, e quindi praticamente sono otto vele che vado a impegnare nel primo giro, 4 per la croce e 4 per gli spazi. Poi vado a interporre tra uno spazio e l'altro colore, quindi do una sorta di movimento cromatico in questa maniera. E poi, questa non l'abbiamo messo lo stecchino, questa la mettiamo qua e che vede, che viene fuori che cosa? Un bel girasole. Girasole. Un bel girasole che tra l'altro, adesso io l'ho fatto con la prugna, con la mela, la pesca, però in realtà si può sostituire la noce pesca con una spugna da verde da fiore e poi picchettata con chiodi di garofano. Questi seccano, non marciscono, ma seccano, mantengono il colore e il profumo. E il chiodo di garofano contribuisce a profumare e la spugna non si deteriora come invece in realtà la noce pesca si può deteriorare. Ecco, la possiamo mettere qua. Bellissimo. Quindi è un recupero dello scarto. E poi se vogliamo vedere una cosa finale, facciamo una finale, una cosa velocissima, sbucciamo un cocomero. Lo sapete che noi in Toscana sbucciamo anche il cocomero? Dice mio amico, dice ma... c'è una storia vero su questa? Sì, c'è una storia. Un amico mio che sta in Emilia dice noi i cocomeri li mangiamo col martello, dalle martellate si spaccano a pezzi. Sì, la storia è fatta da sbuccia cocomeri, perché intanto io mi avvio, perché questo è un taglio che ci vuole un pochino di più dei minuti che abbiamo impegnato adesso per fare piccole cose. Facciamo un piccolo tondino così. Dopodiché andiamo a tagliare un po' di spessore intorno. La storia che diceva appunto Ludovico è una storia molto divertente che mi è capitato proprio il primo anno che facevo uno mattina. Io facevo uno mattina ed arrivavo quasi sempre a Roma con il treno della notte, quindi arrivavo praticamente alle 5 della mattina alla stazione. Puntualmente la RAI mi mandava l'autista che abbiamo lì a uno mattina a prendermi per poi andare negli studi di Saxa Rubra. Arrivo una di queste mattine, ormai il programma era già avviato e tutto quanto, arrivo una di quelle mattine in stazione e il mio autore mi chiama al telefonino e dice Claudio, ti devi organizzare perché purtroppo c'è un incidente in Corso Francia e il nostro autista è bloccato, non può venire, quindi tu hai la diretta, devi volare con un taxi per venire qua, sennò altrimenti salta la diretta. Bene, e io che faccio? Vado da dove sono tutti i taxi lì davanti alla stazione in Corso Marsala. E il primo che mi capita, sapete, i tassisti romani sono famosi anche per la loro, insomma, sono molto coloriti i tassisti, sono romani, no? E beh, mi affaccio al primo taxi e dico, guardi, ho una fretta bestiale, dovrei arrivare agli studi RAI di Saxa Rubra in un tempo velocissimo. E lui dice, ci penso io, monti pure in macchina, io monto in macchina. Monto in macchina, questo viaggia per Roma a 100 più chilometri l'ora, passando addirittura anche attraverso il parco di Villa Borghese. E mi dice... correndo, guidando, guardandomi poi allo specchietto retrovisore, mi dice, ma sa, io lei la conosco. E beh, allora io mi sono cominciato a gonfiarmi. Beh, mi conoscono, insomma. Dice, sì, sì, la conosco, lei è quello che fa un posto al sole. Beh, veramente, dico, io no, non sono un attore, insomma, faccio tutt'altro, faccio il cuoco. Ah, dice, lei fa il cuoco? Sì, dico, faccio il cuoco, ho uno spazio, a uno mattina, mi interessa un po' di frutta e di verdura. E questo vedo che sta lì a ascoltarmi, no? E continua nella sua corsa, chiaramente a passare semafori e altro. A un certo punto si blocca proprio nel mezzo di Roma, si blocca e si gira, mi punta il dito in faccia e mi fa, io lei la conosco, sa chi è lei? Quello che sbuccia i cocomeri. E io rimango lì, dico, come lo sboccio il cocomero? Però poi ci penso un attimo, dico, sì, 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 sono io che faccio le cose col cocomero, sbuccio i cocomeri. E dice, sì, 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 l'altra mattina mia moglie, ero lì che facevo colazione, mia moglie mi chiama, oh, vedi, c'è uno che sbuccia i cocomeri. E dico, vabbè, allora, sì, non sei sbagliato, sono io. Ma lì finisce, insomma, ecco, arrivo puntualmente poi in trasmissione, avevo lo spazio appunto con Roberta Capua, quando conduceva Roberta Capua, una mattina, lo racconto a lei e poi lo racconto anche al mio autore, ma non avessi fatto altro. Non avessi fatto altro perché quando io le vado a raccontare, questi si mette a ridere e poi mi mandano direttamente in diretta, io vado in diretta e sono lì che spiego quello che sto facendo insieme a Roberta e mi guardo il ritorno del monitor per vedere se è inquadrato quello che sto spiegando
e vedo che mi sta scorrendo il sottopancia. Il sottopancia è quella striscia che mettono sotto dove viene scritto il tuo nome e il tuo cognome, no? E la qualifica. E la qualifica. Dice chef, decoratore Claudio Menconi, lo sbuccia cocù. Beh, c'è stata una risata nello studio che perfino Roberta, che non ha potuto trattenere, ha cominciato a ridere che non finiva più. E io sono rimasto lì, beh, chiaramente ho cercato di essere più professionale possibile, però in realtà mi scappava da ridere anche a me. Ebbene, la morale è stata che io per tutto quell'anno, che era il 2003, sono stato chiamato allo sbuccia cocù. Ancora oggi, quando vado a fare le mie esibizioni e ho magari il pezzo, come adesso che sto facendo, cerco di fare una piccola camelia dentro un cocomero, lo racconto perché in realtà rende l'idea. Rende l'idea perché basta vedere quello che cade sul tagliere. In realtà di polpa non ce n'è niente. E quindi è vero che quel tassinaro famoso di Roma non ha detto la bugia, ha detto la sacrosanta verità. Io sono uno sbuccia cocomeri. Poi se i cocomeri vengono sbucciati in una maniera o nell'altra, quello è differente. Però in realtà insomma, sto prendendo solo la ecco, vabbè. Abbiamo quasi finito, eh? Adesso su questo avremo qualche dubbio, no? Perché noi non sbucciarlo a questa maniera. Così adesso insomma possiamo anche mangiare il cocomero, perché l'ora è buona e quindi poi la stagione è buona, il cocomero non è male e quindi abbiamo avuto anche la fortuna di avere un bel cocomero, un bel cocomerino. Ecco fatto che abbiamo fatto, vedete, una camelia dentro a un cocomero. Abbiamo sbucciato il cocomero, quello che si diceva prima. Bene. E questo è un centro tavola bellissimo. E poi qui potremmo appunto corredare di girasoli, di calle fatte con il finocchio, delle foglie di scarto di finocchio con l'aggiunta della carota nel centro, riusciamo a fare delle calle, via così, insomma. Ecco. Ora lo mettiamo a favore della telecamera, così almeno lo vedete direttamente. Bene, io quello che potevo fare in questo momento l'ho fatto, poi ditemi voi se volete sapere qualcosa di più. Sei stato straordinario, tra l'altro mi piace, appunto, abbiamo parlato del libro e dobbiamo anche dire che da settembre Claudio sarà su Mediaset, addirittura in un altro programma, quindi sì. La tua avventura televisiva continua anche se cambio, ti regala tante soddisfazioni. Fortunatamente sì, ho questa, diciamo, questa opportunità di andare a lavorare con Mediaset, non mi era mai capitato. Anzi, no, in realtà mi era capitato, avevo fatto una puntata su Rete 4, però non mi ero trovato granché bene. Comunque, sì, c'è questa nuova trasmissione che uscirà a settembre, si chiama The Chef, già potete vedere il suo sito, condotta dalla Mantia e da Oldani, che sono due chef. La Mantia è un grandissimo chef, emergente. Colleghi, sì, sono colleghi, tra l'altro, che io conosco molto bene. Io poi sarò inserito in corso d'opera in questa trasmissione come il super parte dei giudici. Perché lì si colpiranno i sensi, che sarà appunto l'olfatto, la vista, la croccantezza e altro, e io sarò lo chef che dovrà valutare questi nuovi cuochi, li valuterò da un punto di vista dell'occhio, della decorazione, che mi sono comunque, ecco, una cosa che mi rende felice, perché insomma va a focalizzare quello che è la mia professione. Claudio, non so come ringraziarti, ricordate appunto Caterino, che è il romanzo appena uscito? È appena uscito. È stato quindi presentato anche a Striscia la Notizia, tra l'altro. Anche a Striscia la Notizia. Bene, siamo felici di presentarlo anche in questa occasione e io ti auguro davvero un in bocca al lupo per le tantissime cose che fai e ancora ti ringrazio per aver accettato, devo dire, con entusiasmo, come se fosse il nostro invito. Eppure avete sentito le cose importanti che fa Claudio, ma è già la seconda volta che l'ho chiamato e Claudio è venuto a trovarci con grande entusiasmo e di questo davvero lo ringrazio. E quindi buona estate, intanto po' di lavoro e un po' di vacanza. Un po' di vacanza te la farai anche tu, spero. Certo, sì, ma aspetta la Sardegna, un amico con la barca, faremo un po'. Meno male. Sbuccio del cocomero anche in barca. Ecco, anche in barca, che si presta molto bene. E noi ci vediamo la settimana prossima con un'altra ricetta di Martina. Grazie di essere stati con noi, grazie a Claudio. Arrivederci. Buona settimana a tutti, arrivederci.